Il grande momento è arrivato. La talpa, Who is the Mole, è tornato, pronto a coinvolgere il pubblico con una nuova edizione ricca di mistero e colpi di scena. Condotto da Diletta Leotta, il reality show che fonde suspense e sfide, si presenta con un formato rinnovato e un cast più variegato che mai. Tra i partecipanti ci sono volti noti come Alessandro Egger, Andrea Preti, Andreas Muller e Veronica Peparini, insieme a personaggi del calibro di Elisa Di Francisca, Jill Rocca e Lucilla Agosti. Ogni concorrente è pronto a giocare la propria carta per scoprire chi sia la talpa che trama contro il gruppo. La prima prova si svolge a Civita di Bagnoregio, dove i partecipanti sono suddivisi in coppie e costretti a cooperare per liberarsi da un legame. L'obiettivo? Ottenere una chiave per completare la sfida. Ma con un colpo di scena, la talpa, se presente, cercherà di sabotare l'intera prova. I primi sospetti sorgono subito, puntando su Elisa Di Francisca e Lucilla Agosti, le più in difficoltà durante la prova. La tensione cresce quando Andrea Preti, prima di partire, tenta di liberarsi da solo, facendo perdere tempo al gruppo e riducendo il montepremi. Nel frattempo, durante la corte delle spie, Jill Rocca emerge come leader, ma non tutti gli altri concorrenti sono convinti della sua buona fede, in particolare Marina La Rosa. Alessandro Egger, intanto, compie una mossa audace per rientrare nel gioco, azzerando il montepremi per potersi salvare. Il gruppo si trova poi a fronteggiare la prova del fuoco, in cui Orian Ikaki rifiuta di partecipare, alimentando i sospetti sulla sua identità di talpa. La tensione culmina con una prova decisiva, che costringe i concorrenti a rispondere a domande sull'identità della talpa. La prima vittima è Ludovica Frasca, eliminata dopo aver sbagliato troppe risposte, lasciando il campo libero per gli altri concorrenti.